uno dei componenti, il quartetto d'attacco che va verso la Côte de la Redoute, una salita che a questo punto potrebbe essere decisiva. Bisognerà vedere se Claude Criquelion non ha le gambe, la grinta, il coraggio per uscire dal gruppo sulla Côte de la Redoute e portarsi sui quattro, avrà probabilmente perso la Liegi-Bastogne-Liegi. È stato interessante vedere questo gesto di Delgado, che con la mano sinistra ha spostato il corridore australiano, che evidentemente non stava facendo un'andatura micidiale. Delgado è arrivato, lo ha spostato, siamo nei pressi della Côte de la Redoute, una salita che presenta delle difficoltà notevoli, come vi diceva Beppe Conti. Addirittura c'è un tratto che misura nel 20%, quindi molto difficile, e vediamo ancora Kelly molto determinato a condurre, un Kelly che va alla ricerca del posto di capitano nella PDM. Infatti questo posto è stato messo in forze da Rox con una bellissima freccia vallone. Allora, Kelly, poi Phil Anderson, Pedro Delgado e Filippo, che si è mosso molto bene nelle ultime competizioni, è un giovane interessante, ve l'ha già detto Beppe Conti. Questo piazzamento, se dovesse andare in porto, sarebbe molto importante per questo giovane francese. Il vantaggio ultimo segnalato era di 28 secondi, avevamo notato allo scoperto Acacio da Silva, finalmente si fa vedere anche il corridore portoghese, corridore dotato per queste competizioni. Siamo in un tratto di falso piano, ma in questo momento la strada torna a salire, è un quartetto ben assortito, Filippo, Kelly, Anderson, ecco Delgado in ultima posizione, Delgado che va via più in agilità, però scala, vedete, rapporto anche Kelly che è passato dalla moltiplica grossa a quella piccola. Vediamo altri corridori all'inseguimento, un atleta della Panasonic, poi da Silva, poi vediamo Danens con il numero 83, un corridore dell'Elvezia, la Swiss, ed è Mauro Gianetti. Il corridore della Panasonic è Vallancar, primo piano su Acacio da Silva. Ecco Vallancar, anche questi corridori sono tutti di primo piano. Cornelier, Dainens, Vallancar, Gianetti, Rox e da Silva. Non abbiamo però visto Rox, non abbiamo visto Rox inquadrato, non c'è in questo drappello Criquelion. Si sganciano i migliori nella finale, Kelly fa l'andatura in salita, però non ci sembra un Kelly al meglio, l'abbiamo visto più determinato. Ecco Anderson, non è un passo forte quello fatto adesso dai quattro battistrada. Filippo Delgado che controlla la situazione, fa l'andatura Kelly, si volta il corridore della Reynolds, va via con un rapporto più duro il corridore australiano della TVM Anderson, che passa a condurre, mentre dietro all'inseguimento si è portato un drappello dei migliori che con molta probabilità cercherà il riaggancio su questa difficile cotta. Anderson spinge. Fabrizio, mentre sta per entrare nel vivo la corsa, si può dire già che Criquelion ha commesso un altro errore, ne parliamo un attimo con Maurizio Evangelista, un breve break. Ha attaccato, probabilmente non sapeva fino a che punto andava la sua autonomia, e poi si è lasciato trafiggere così in contropiede. Non è un grande tattico, non è un corridore. Soprattutto evidentemente ha sprecato. Eccolo, Criquelion, guardate. Adesso vedi che è solo, infatti, non ha più compagni vicino. C'è Roche alla sua destra, ecco Roche, guardate, Volpi dietro. Pansec mi sembra. Sì. No, Millard. Millard. Ha sprecato le energie migliori dei suoi compagni. Prima del tempo, adesso si ritrova solo, direi che forse una mano gliela può dare solo Quignon, magari Roche, ma ad esempio Rux naturalmente ha la situazione ideale in questo, certo, frangente, visto che ha Kelly davanti e quindi è perfettamente sollevato da qualsiasi responsabilità nel seguito. Allora, la situazione a questo punto, Kelly, Anderson, Filippo e Delgado, i quattro con una trentina di secondi di vantaggio su da Silva, Danens, Gianetti, Van Lan.
Anker e Cornier e una cinquantina di secondi sul gruppo di Criquelion. Tutto è ancora possibile, questo è il tratto più impegnativo, 20% di difficoltà, 20% di pendenza, è la zona di cui avevamo parlato prima. Le moto proprio in questo tratto avevano impedito i primi di attaccare, avete visto che questa volta l'organizzatore le ha fatte procedere, le ha fatte andare avanti, vedete il tipico paesaggio ardennese, sulla destra c'è l'autostrada che da Liegi porta a Bastogne e poi a Lussemburgo. Siamo nelle Ardenne, poco lontani da Liegi, si continua a girare attorno a queste zone. Anderson, Filippo, Delgado e Kelly, 25 secondi di vantaggio su Da Silva, Danens, Gianetti, Van Lanker e Cornier, una quarantina sul gruppo che torna sotto, però c'è Millar, c'è Rox al comando, Criquelion nella scia dei due. Ancora Millar, vedete la pendenza davvero impegnativa, la Redoute è considerata una delle salite più dure di tutto il Belgio. Ecco il gruppetto di Da Silva e siamo ancora sui primi, siamo su Sean Kelly, su Delgado, su Anderson, su Filippo, distanze minime, può ancora accadere di tutto, dalla Côte de la Redoute si andrà verso la Côte d'Ornay che è una delle più facili, delle più semplici. Ancora Filippo che scandisce, 43 chilometri al traguardo, c'è ancora un'ora di corsa, può ancora accadere di tutto, la corsa si concluderà verso le 17.30 ed eccoci sul gruppo di Criquelion. Criquelion che per il momento indossa i panni dello sconfitto, si è lasciato sfuggire anche il gruppetto di Da Silva, non ha neppure la forza per il momento, in questo momento di difficoltà, di assicurare l'andatura al gruppo. Gruppo che comunque, grazie al lavoro di Millar, che è sempre protagonista in questa gara, grazie al lavoro di Rooks, sta tornando sul gruppetto di Da Silva e anche i primi sono là. Distanze ridottissime, però non fatevi ingannare dal fatto che si viaggia su una pendenza del 20% circa. Adesso sono sul falso piano in vetta la Redoute i primi, quindi sembra che i corridori siano più vicini, ma in realtà per compiere questa distanza ovviamente ci si impiega più tempo. 43 chilometri al termine della Liegi, Bastogne, Liegi, quattro uomini al comando, Sean Kelly, Pedro Delgado, il giovane francese Filippo e Phil Anderson. E dietro c'è Rox che conduce con Criquelion e la scia, Da Silva sembra si sia reso dal gruppetto, ma il gruppetto è lì. Rox ha l'alibi di andare a riprendere Da Silva e gli altri, ma chiaramente il suo obiettivo è quello di non perdere di vista Delgado e compagni, pur correndo nella squadra di Sean Kelly. Vedete, Da Silva si è reso dal gruppetto di Danens, Gianetti, Van Lanker e Cornier, ma sono ancora tutti lì. Distanze ridottissime, siamo sul falso piano in vetta alla Côte de la Redoute. Sì, hanno fatto discretamente la salita, però dobbiamo dire la reazione dei corridori alle spalle è stata notevole, hanno riguadagnato e c'è un allungo di Laurent Fignon, allungo ancora di Laurent Fignon nel finale di gara, guardate il corridore francese come è partito, sulla sua ruota si porta prontamente Steven Rox, poi vediamo anche un corridore della Chateau d'Ax, il numero 21 è Stefan Rocha. Roche che si fa rivedere a grandi livelli, ecco Teunis, poi con l'83 seguiamo Mauro Gianetti che è stato rintuzzato, con il 72 il corridore della Istor Sigma Rosen ed eccoci su Millard, poi vediamo con il 184 l'atleta della Carrera Pavlic, Ligoslavo Pavlic, ottimo corridore. Poi ecco che transita in questo momento un altro italiano, è Gus Meroli, bravo Gus Meroli, ma deve fare molta attenzione in questi finali, si deve limitare a controllare la corsa. Vinnan, la telecamera sta risalendo, poi vediamo Leclerc che aveva provato ad attaccare nel tratto di pianura prima della Côte di Chambral, ma subito ripreso, adesso la telecamera torna sui battistrada che riprendono il passo di buona lena in discesa, Kelly molto attivo, Delgado dobbiamo dire è stato molto bravo sulla difficilissima Côte della Redoute, lì poteva attaccare visto che scatta molto bene, poi più agile degli altri, ma Delgado corridore intelligente non lo ha fatto perché i corridori che ha con sé sono molto importanti per andare al traguardo, questo non lo sappiamo
se ancora è possibile, però ci provano con la massima determinazione. Guardate la grinta di Delgado, ecco Anderson, Kelly, tutti i corridori che hanno bisogno di vincere, no Beppe Conti? Eh sì, è un quartetto più che mai assortito. Sean Kelly su tutti è stato il grande sconfitto di questo avvio di stagione. Sean Kelly avrebbe bisogno di un successo perché è il numero uno delle classifiche mondiali, ha ottenuto un ingaggio dalla PDM di 1 miliardo per la stagione 89 e finora non è che abbia onorato molto questo contratto. Sean Kelly va verso i 33 anni, Sean Kelly tutti pensano è già in calando, però adesso è protagonista di questo attacco. E Claude Criquelion invece non ha avuto le gambe e il coraggio per seguire Fignon. Se fosse stato in grado sulla redoute di seguire Laurent Fignon, certamente i due avrebbero potuto piombare sul quartetto. Invece Claude Criquelion, dopo aver imposto la corsa al ritmo gradito, desiderato, è rimasto praticamente, come si dice in gergo, senza gambe sulla redoute e non è riuscito neppure a seguire l'assalto di Fignon, che a questo punto sembra sia stato ripreso. Vediamo già le vetture del seguito, alle spalle di questo gruppetto il vantaggio è leggermente aumentato per il quartetto. Claude Criquelion al comando, lo vedete, di questo gruppetto, ripresi dunque da Silva e gli altri. Claude Criquelion prigioniero di Danens, di Tenis, di Rox, degli uomini della PDM, guardateli, eccoli in fila, Danens, Rox, Tenis, che seguono Claude Criquelion intrappolato da questo trio, mentre ecco che rimonta Stephen Roche, Roche vincitore nell'87 di Giro Tour Campionato del Mondo, mangia qualcosa, vedete, ha un panino che non è ancora riuscito a liberare dalla carta stagnola che lo contiene. Passa nelle posizioni di testa anche Stephen Roche, che rivedremo sulle strade del Giro d'Italia quale leader della Fagor. Giro e Tour per Stephen Roche, a capo di una squadra certamente non competitiva, aggressiva e in grado di sorreggerlo come lo era la carriera 2 anni fa. Stephen Roche nelle posizioni di testa, poi Breukink, Van Lancker, questo è Van Lancker, Criquelion e gli uomini della PDM che lo seguono come un'ombra, come degli stopper. Lo bloccano in ogni sua azione, c'è Sean Kelly nel quartetto, Sean Kelly chiaramente favorito nel caso di un arrivo in volata da parte del quartetto. Dunque Claude Criquelion più che mai in trappola, ci rivolgiamo a Maurizio Evangelista. La differenza sostanziale rispetto... 20-46 secondi. Il vantaggio aumenta, la differenza sostanziale rispetto alle altre classiche è che la PDM sta correndo benissimo. Indubbiamente in questo l'ha aiutato un miglior rendimento di Kelly che a sorpresa è uscito fuori proprio nella gara che sembrava lui meno adatta. Naturalmente pensare che quel quartetto vada all'arrivo o pronosticarlo almeno è ancora prematuro, però sicuramente c'è una situazione che avvantaggia enormemente la PDM e mette in grande difficoltà Criquelion. Non si vede Bugno, Bugno non si è visto, abbiamo visto un corridore della Chateau d'Ac, ci sembrava Volpi, Bugno non c'è, come mai Maurizio? Bugno purtroppo ha pagato il conto su Chambral Redoute di una condizione che evidentemente non poteva essere quella ideale per una corsa severa e difficile da interpretare come questa. È chiaro che la mancanza di un suo risultato renderà ancora più amaro il bilancio delle classiche per gli italiani, ma d'altronde direi che non era da lui oggi che ci potevamo aspettare forse. E si tornerà, come avevo detto prima, come abbiamo scritto, come ho scritto su tutto Sport nei giorni scorsi, ai minimi storici, 75, 73, 70, neppure un italiano sul podio, vale a dire nei primi tre delle 5 classiche del nord di primavera. Ma eccoci ancora con Sean Kelly che rilancia l'andatura, Sean Kelly che comunque ha già vinto questa corsa nell'84, Sean Kelly che cerca il primo successo ad effetto di questo avvio di stagione per lui decisamente scarso, deludente. Sean Kelly è in classifica nella Coppa del Mondo ma soltanto al 12° posto con 6 punti, ricordiamo Coppa del Mondo dopo la Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix. C'è al comando Hedwig van Hooydonk, il giovane belga fiammingo della Superconfex a 20 punti, seguito da Prison a 13, Bumpers, Fignon e De Wolf 12 punti, Massen 9, Baffi e Lauritsen 8 e poi via via tutti gli altri con Kelly a quota 6, il giovane
giovane Gioia 5 punti, Calcaterra 2 punti. Ricordiamo, ogni gara di questo ciclo d'avvio primaverile assegna i primi 10, 12 punti al primo, 9, attenzione, ecco Criguelion che tenta ancora di scattare verso la Côte d'Orne, Côte d'Orne seguito da Laurent Fignon. Non sono lontani, il vantaggio sembra sia già stato ridotto a 38 secondi. Criquelion che tenta disperatamente ancora una volta di ridurre le distanze, ma è più che mai in trappola. Chiaramente se riuscirà a portarsi sui 4, Rox ci riproverà alla maniera dell'83, quando, attenzione, ecco, è Rominger, il corridore che avete visto della Chateau d'Ax, è Rominger. Vediamo alcuni uomini della carriera, ancora da Silva, ecco Rominger è l'unico rimasto a galla del clan Chateau d'Ax, lo svizzero Tony Rominger, vincitore quest'anno, ma ancora Criquelion che attacca, vincitore quest'anno del Giro del Mediterraneo e del Tirreno Adriatico. Criquelion allunga ancora, ma senza riuscire, spinge un rapporto anche troppo duro, senza riuscire a sostenere questa azione, e sullo slancio ripartono altri due in contropiede e Criquelion ancora una volta è ancora costretto ad inseguire. Primo piano per Stephen Roche, vincitore di Giro Tour Mondiali nell'87, per la prima volta allo scoperto in una grande classica. Rox, Fignon, Criquelion ed era Golz, Rolf Golz, che aveva allungato, vincitore lo scorso anno della Freccia Vallone, altro protagonista che quest'anno non si è mai fatto vedere. Ecco Criquelion che rilancia l'attacco, Criquelion ci riprova, Criquelion attacca ancora, ma questa serie di scatti è riuscito, con questa serie di scatti Criquelion e gli altri si sono riportati a Cotenis, vicino ai quattro solo 18 secondi, è l'ultimo rilevamento che ci viene dato in cuffia da un motociclista. Fignon riprova, Fignon, e Criquelion sta sulle sue, bravissimo Fignon in contropiede, riparte e tenta tutto solo di riportarsi sui 4. Laurent Fignon, seguiamo questa azione del vincitore delle ultime due Milano-Sanremo. Laurent Fignon è stato molto abile, molto saggio, ha atteso che Criquelion provasse e riprovasse ad attaccare, e poi in contropiede se n'è andato lui, seguito da un altro francese. Attenzione, vediamo se si tratta di Abadi, di Pansec, che è un corridore della Z Peugeot. Vediamo di chi si tratta. Laurent Fignon ripreso da un corridore. Prima avevamo detto la classifica della Coppa del Mondo, ricordiamo che non è partito il leader Van Hooydonk, mentre sfilano sul traguardo già alcuni ritirati italiani come Gelfi e come Vitali. Dicevo, non è partito Van Hooydonk perché alle prese, ma ecco che l'azione di Criquelion non riesce, sfuma, alle prese con dei problemi intestinali, il leader della Coppa del Mondo non ha disputato questa quarta prova. Vediamo il vantaggio, se effettivamente si è così ridotto. L'elicottero, la telecamera sull'elicottero tenta di andare sui primi, si parla di 15 secondi. Certamente il gruppo adesso sta viaggiando a ritmi elevatissimi, vedete l'andatura. Attenzione, vedete l'andatura come è aumentata, vediamo il vantaggio, 15 secondi ci dicono, ecco i 4, ecco Filippo al comando. Sembra però che i 4 continui, mantengano un buon accordo. No, a questo punto vedete Filippo non conduce più con un gran ritmo, Anderson si volta alle spalle, i 4 vanno verso la Côte de Forges, quella del monumento a Stan Okers, compianto campione del mondo, vinse il titolo mondiale nel 55 a Frascati. Stan Okers cadde al velodromo di Anversa e quella caduta purtroppo gli fu fatale. Hanno eretto un monumento alla sua memoria in vetta, sul falso piano in vetta alla Côte de Forges, sulla strada statale che porta a Liegi, ma a quel punto i corridori non andranno direttamente in città, ma si recheranno ancora verso la periferia per affrontare l'ultima Côte, la Côte di Sarthe-Tilmann, verso l'università, quella meno impegnativa di questo gran finale. Vediamo però che, almeno quel che sembra dall'elicottero, forse sono più di 10-15 secondi, forse erano errate le segnalazioni del motociclista. Staremo a vedere cosa accadrà in questo tratto d'avvicinamento alla Côte de Forges. Sì, sicuramente gli inseguitori hanno guadagnato, perché c'è stato un forcing veramente tremendo fatto dai migliori,
nonostante Criqueyon sia nella morsa, si dà un gran da fare, però sta sprecando molte energie che poi energie che gli possono mancare logicamente nelle due salitelle finali. La telecamera si è fermata per darci una visione esatta, sì, il vantaggio è intorno ai 20 secondi per i battistrada, un gruppetto ristretto che comprende il meglio del ciclismo internazionale. Ecco Danens in prima posizione che passa a condurre, rallentando però la marcia e favorendo l'attacco di Sean Kelly. Fabrizio, hai sentito in cuffia il motociclista? Ha chiesto scusa, si era sbagliato, aveva preso un punto di riferimento errato. Il vantaggio, mentre vedete da Silva che si porta nelle prime posizioni, è di 30 secondi per i quattro. Proseguite. Ecco, non c'è accordo. Danens logicamente favorisce Sean Kelly. Ecco da Silva che passa a condurre. Acacio da Silva che sta facendo una buona corsa oggi, non è al meglio della condizione atletica il corridore portoghese, altrimenti in salita sarebbe rimasto con Delgado e gli altri che comandano la corsa, visto che era lì quando è nato l'attacco. Evidentemente il corridore di Davide Boifava sta migliorando la condizione atletica, ma ancora non è al top. Intanto abbiamo visto inquadrato anche Indurain che è passato davanti, ma c'è ancora uno scatto di Criqueyon con il rapporto lungo. Criqueyon che cerca il successo nella seconda gara delle Ardenne, ma vedete che Danens va lì a controllarlo, cerca di tenere l'andatura alta. Criqueyon sprona altri corridori evidentemente a passare in testa, ma nessuno lo fa. Vediamo Vona. Vona della Chateau d'Ax, ecco ancora Fignon molto pericoloso, arriva anche Chioccioli, il corridore in maglia gialla sulla destra, Franco Chioccioli, poi abbiamo visto un altro atleta della Carrera, lo jugoslavo Pavlic, giovane interessante, è arrivato quest'anno alla corte di Davide Boifava dopo aver ottenuto molti successi in campo dilettantistico, un ragazzo atleticamente perfetto, un corridore che può farsi strada anche in campo professionistico. Criqueyon conduce, però l'andatura è molto blanda, si attacca intanto in questo momento la Côte de Forges con Anderson in prima posizione, la Côte de Forges penultima salita della giornata, Anderson, Philippot, poi Delgado e Sean Kelly. 35 secondi di vantaggio per il quartetto, Criqueyon alle spalle, il corridore che lavora di più, sente molto questa competizione, cerca di pissare un successo importante, ma oggi è nella morsa degli uomini della PDM, lo marcano molto da vicino Rox, Danens e Tunis che fanno parte del drappello degli inseguitori. Allora Kelly in prima posizione, Delgado va via sempre regolare, non accenna a scattare, il campione spagnolo della Reynolds va via ancora in compagnia evidentemente. Ecco Delgado, si aspettava lo scatto di Delgado, arriva in questo momento, era chiaro che Delgado dovesse attaccare in salita, infatti ha attaccato con intelligenza, si è portato a fondo gruppo come fa sempre lo spagnolo, poi è partito alla grande come ha fatto vedere lo scorso anno in tanta occasione nel Tour de France. Delgado parte con un rapporto agile, poi va a indurire e aumenta il vantaggio sui corridori che lo inseguono. Ecco Delgado, lunghissimo rapporto, ha già messo i tre a 100 metri,
questo Beppe Conti ce lo dovevamo attendere, no, allo scatto di Delgado. Sì, chiaramente lui non poteva arrivare a Liegi assieme a Sean Kelly, forse è partito addirittura troppo presto, tenuto conto di quello che lo attende a questo punto, visto che non è un corridore sprovveduto alla maniera di Criquelion. Pedro Delgado deve ben sapere cosa ha dentro, l'autonomia di questo momento in rapporto a quello che ha visto fare dagli altri tre. Avete visto, nessuno dei tre ha avuto il coraggio, la forza di reagire a questo assalto di Pedro Delgado sulla Côte de Forge. La Côte de Forge in vetta alla quale c'è il Memorial Hawkers, già l'abbiamo detto, siamo nel gran finale di questa Liegi, Bastogne Liegi, siamo a una 25 km dal traguardo circa. Pedro Delgado, vincitore dell'ultimo Tour de France, solo, ha lasciato surplus, si può dire, con un solo attacco, Sean Kelly, Phil Anderson e il giovane francese Filippo. Eccoli, Sean Kelly che cerca di assicurare un'andatura ancora decente, ma chiaramente vedete com'è differente l'andatura di Kelly da quella di Delgado. Alle sue spalle Phil Anderson, poi il giovane Filippo, e al nostro microfono è arrivato Davide Boifava, direttore sportivo della Carrera. Avevamo visto da Silva nelle posizioni d'avanguardia del gruppo. Cosa sta accadendo a questo punto secondo te, Davide? La situazione è abbastanza complicata perché si vede Delgado alla pedalata molto sciolta e di conseguenza dietro non mi sembra poi tanto convinti o convinzione o mancanza di condizione di andare in seguimento di Delgado. Bisognerebbe che il gruppetto di dietro riuscisse a fondersi con questi tre per accumulare le energie per poter inseguire proprio decisamente. 15 secondi di vantaggio per Delgado sui tre. Davide, tu avevi un giovane molto interessante in questa gara, dello bresciano Zaina, che non di tutti attendiamo, è uno dei giovani protagonisti delle gare a tappe, ma per quel che riguarda il futuro più o meno prossimo, i nostri giovani sono naufragati nel finale di questa corsa. Ma Zaina questa mattina all'ultimo momento ho preferito non farlo partire perché è venuta la tracheite con un po' di febbre ieri sera, allora ho preferito non farlo partire anche per non rischiare che tra una settimana parte la Vuelta e non ho voluto rischiare troppo. E lui debutterà la Vuelta, e gli preferisci la Vuelta, non farà il giro proprio per evitare questo giro durissimo, un giovane debuttante di 22 anni, 21 anni. È una scelta che noi abbiamo fatto e penso che sia la scelta più giusta in quanto lui è molto giovane e la Vuelta sicuramente è molto meno dura e impegnativa del Giro d'Italia, potrà andarla a correre in scioltezza con le sue responsabilità e per imparare in una corsa di 20 giorni le difficoltà che può avere. Brutte notizie invece purtroppo per Bontempi, in osservazione all'ospedale di Brescia con sospetta polmonite. Sì, Guido è stato ricoverato venerdì mattina all'ospedale civile di Brescia e c'è questa polmonite che se l'ha beccata purtroppo qui in Belgio a Gamleverga, adesso niente, speriamo che sta presto, che abbiamo a rivederlo in periodo sui traguardi. Allora un attimo ancora, Delgado solo, 15 secondi su Kelly, vedetelo in piena azione che cerca di recuperare.